Dopo, buongiorno a tutti, grazie innanzitutto per l'invito che mi è stato rivolto da direttore di Rete Solidale, la dottoressa Guarino. Ringrazio la presenza, vedo, anche dell'onorevole Valiante, presidente della commissione anticamorra. Ecco, io mentre che l'onorevole Valiante diceva il mio impegno per quanto riguarda il bene confiscato, bisogna che tutti facciano la propria parte. Purtroppo in questi anni a Pagani la camorra ha requisito i beni alla città. Credo che bisogna voltare pagina, e l'onorevole Valiante sa a cosa mi riferisco, perché è stato anche lui promotore di un impegno per quanto riguarda lo scioglimento del Consiglio Comunale sciolto per camorra, infiltrazioni malavitose. E quindi quando il clan paganese ha requisito i beni, il bene comune, adesso le istituzioni, grazie anche al progetto che la dottoressa Guarino ha voluto fortemente in questo territorio, la ringrazio di cuore, perché non è facile, carissimo onorevole, investire con mezzi propri, con denaro proprio, in luoghi dove la camorra ancora oggi è presente, nonostante gli interventi dello Stato. Perché quando qualcuno in questi giorni si è fatta la passeggiata per Pagani, invece di vedere qualche altra cosa, ha visto altro, cioè in senso che l'immondizia che saliva dal settimo piano, invece ha potuto guardare l'occhio dall'altra parte. Ecco, dare dignità al cittadino, in modo particolare restituire un bene, e mi riferisco in modo particolare a quel bene dove ancora oggi, ecco, c'è quella famiglia, sarebbe, ecco, un riscatto morale per tutta la città di Pagani. Ricorderemo Marcello Torri in questo momento, perché credo che non bisogna solo fare delle fiaccolate, ricordare o fare commemorazioni. Questo ci vuole per ricordare la persona, le persone che hanno dato la propria vita per la propria città, ma credo che bisogna anche restituire un pezzo di storia, un pezzo del bene comune ai propri cittadini. E con questo progetto che Carmen, la dottoressa Guarino, e voglio ringraziare anche Antonello Di Cerbo, che non è presente, però è sempre presente, cioè in senso che promuove le iniziative, però si assente, ma non perché si assente lui, in senso che è una persona molto discreta. Quindi lo voglio ringraziare per l'investimento che faranno in questa città, e anche ringraziarli per il corso di operatore socioassistenziale sanitario, che già sta avendo un notevole successo per quanto riguarda le richieste che sono già giunte. E voglio ringraziare anche la dottoressa Ilaria Del Re per la prontezza e l'immediatezza che mi ha inviato tutta la documentazione per far sì che 10 persone possono accedere a questo corso di socio assistenziale sanitario. A me non mi resta altro che ringraziarvi tutti, avere il mio appoggio, la nostra sede a vostra completa, la mia sede e la vostra sede è a vostra completa disposizione. E credo che bisogna andare in questa direzione per far sì che la città di Pagani e tante altre città che sono ancora oggi nella morsa della camorra, della macro e della microcriminalità, possono riscattarsi. Grazie.